cambiato totalmente lavoro, perché prima non mi occupavo assolutamente di pizza. E è nata una passione per amore. E niente, la mia pizza è semplicissima, è fatta con della scarola brasata, dei formaggi, una crema di formaggi valtellinesi e dei porcini. Un secondo che arrivo col microfono, sennò che ci sto a fare io, porti pazienza anche lei. Prego, prego, prego. E se dovessi vincere Master Pizza Chef, cambieresti la tua vita completamente? Quindi magari... Beh, no, non la cambierei assolutamente, perché resto sempre chi sono, mantengo chi sono, però farebbe molto piacere. Ecco, prego. Bellissima la divisa stile fiorentina, no? Non è stile fiorentina. Vabbè, comunque, vabbè, bellissima la divisa, no? Eccetera, eccetera. È il mio colore preferito e mi porta fuori. Le scarpe, vabbè. Ma lavori, sono viola. Quindi lavori con questa divisa? Certo, lavoro con questa divisa. Quindi se io vengo al Civico 99 c'è pericolo di trovare dei capelli nella pizza? Questo no, perché... Vabbè, non ho messo il cappello oggi. Cioè, anche in questo ha dimostrato la sua estrema simpatia. Per l'amor di Dio, era semplicemente la mia. No, lei, scusi, lei mi deve dire se questa domanda l'ha fatta oppure se è per invidia, no? Dica. Solo per questo. Grazie. In una gara, ricordiamolo sempre a tutti, in una gara devono venire non come lavorano, ma molto più precisi. Perché qui valutiamo bene o male l'abbigliamento di lavoro eccetera, però in una gara ci vogliono determinati requisiti e devono essere rispettati questi requisiti, perché se no, cioè, salta, c'è niente da fare, cioè purtroppo è così. Bene, detto questo, cara Nicoletta, attendiamo trepidanti quello che sarà l'esito delle nostre palette anche nel tuo caso, se avete la compiacenza di prenderle in mano e di farle vedere, poi al mio tre le giriamo, grazie. 1, 2 e 3. Vamos! Plebiscito completamente verde.